Bentornati a tutti sul canale. Oggi vi faccio vedere questo schema che ho trovato sul progetto in sintonia di Nuova Elettronica. Si tratta di una doppia alimentazione simmetrica, tipo 15 più 15, qua abbiamo 0,34, 17 volt, più 17 volt, meno 17 volt, con la massa centrale. E sotto abbiamo lo stesso schema con l'aggiunta di un trimmer. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio tutto lo schema. Questo circuito è utilissimo se lavorate con operazionali, preamp audio o circuiti analogici che richiedono una tensione duale, ma avete solo un'alimentazione singola. Trucco è creare una massa virtuale, questa qua massa, cioè un punto in mezzo alla tensione che possiamo considerare come un 0 volt. Se mettiamo 30 volt in ingresso con un partitore resistivo come troviamo qua nel R1 e R2, otteniamo quindi al centro 15 volt. Quello diventa la nostra nuova massa, quindi rispetto a quello abbiamo più 15 volt da un lato e meno 15 volt dall'altro lato. Allora, partiamo dall'ingresso di una tensione continua 0,34 volt. Troviamo due resistenze R1 e R2 da 15.000 ohm, un quarto di watt. Questo ci serve per creare appunto un partitore di tensione. Il centro lo portiamo all'ingresso non invertente dell'integrato a 741. Che fa il nostro amplificatore operazionale? Cerca di mantenere la massa virtuale collegata al piedino 3. Il piedino 2 viene collegato agli emettitori del transistor, quindi all'uscita dell'operazionale. Questo, in poche parole, cerca di mantenere stabile la massa virtuale. Fa da regolatore intelligente. Se qualcosa cerca di spostare il centro dei 15 volt, lui lo corregge. Poi troviamo due transistor, quindi come abbiamo detto un NPN e un PNP. Questi fanno da amplificatore di corrente. L'op-amp da solo non può dare molta corrente. In base al transistor che noi andiamo a mettere, possiamo aggiungere carichi più elevati. La rivista Nuova Elettronica ci suggerisce di aggiungere un trimmer all'ingresso non invertente. Senza trimmer potremmo avere uno squilibrio, quindi se per caso qua abbiamo 34 volt, quindi potremmo avere un 16,5, un 17,5, non 17 volt preciso su tutti e due i rami. Aggiungendo questo trimmer da 1000 ohm dovremmo avere una tensione positiva e negativa perfettamente uguale. Adesso lo proviamo a montare sulla breadboard e vediamo che ne esce fuori. Ho creato il partitore di tensione con due resistenze da 15.000 ohm e ho fornito all'ingresso 20 volt. Andiamo a misurare. Troviamo all'incirca 20 volt. Quindi alla metà dovremmo avere 10 volt. Ok, 10 volt. Ho messo il 741. Gli diamo alimentazione, il pin 7 al positivo e il pin 4, 1, 2, 3, 4, qua, al negativo. Tra le due resistenze mettiamo l'ingresso non invertente, quindi il pin 3. Per la prova sulla breadboard userò due transistor, un BG337 e un BC327, che reggono fino a 800 mA.
Ma è giusto solo per la prova su a breadboard. Se volete, se funziona, e dopo volete utilizzare carichi più elevati, potete usare transistor diversi. Ho messo il mio transistor NPN BC337. Andiamo a collegare la base, il centro, all'uscita dell'op-amp al pin 6. Il collettore, il pin 1, andiamo a collegare al positivo. Ho messo anche il BC327 PNP. Colleghiamo l'emettitore del 337 all'emettitore del 327, l'emettitore e il pin 3. La base, il pin 2, lo colleghiamo sempre all'uscita 6 dell'op-amp del 741. Il collettore pin 1 andiamo a collegare al negativo. Colleghiamo il pin invertente 2 agli emettitori. Così. Usiamo la parte di sotto per prendere la tensione. Allora mettiamo il positivo, no, mettiamo il negativo al negativo, positivo al positivo. E da sempre dall'emettitore, quindi prendiamo qua la nostra massa comune, lo facciamo al centro, qua, così. Aggiungiamo dei condensatori da 100.000, io non ho un picofarad, io non trovo a disco, ma metto questo poliestere, va bene lo stesso, per filtrare il rumore. Quindi fra la massa virtuale e il positivo, fra la massa virtuale e il negativo. Adesso non ci rimane altro che fare la prova, quindi facciamo una prova prima senza trimmer e poi aggiungiamo un trimmer. Accendo l'alimentatore e gli fornisco 20 volt. Andiamo a controllare. Quindi mettiamo sul negativo e il positivo, proviamo 20 volt. Adesso andiamo sulla massa virtuale che, scusate, sposto un attimo, ecco così, sulla massa virtuale qui, quindi sul positivo dovremmo avere più, sul negativo meno. Quindi qua dovremmo avere 9,95 volt, quindi positivo, quindi qua posto il puntale meno 10 volt. Ma come vedete non è una tensione duale perfetta. Proviamo ad aggiungere un trimmer come dice Nuova Elettronica. Ho aggiunto un trimmer da 1K. Come da schema è l'uscita che va al piedino 3 non invertente. Proviamo a rifare la misura. Do alimentazione 20 volt, andiamo a controllare. Allora, positivo, negativo, ops, toccato qualcosa. 20 volt, vi ho fatto fare un piccolo corto, fa niente, 20 volt. Andiamo a controllare l'uscita. Allora, mettiamo a massa, mettiamo sul positivo, proviamo 9,95, sul negativo 10,07. Agendo sul potenziometro, dovremmo trovare una tensione uguale a tutti e due i capi. Allora, proviamo. Spostiamo, proviamo, siamo a 10, più 10 è 1, mettiamo al negativo,
meno 10 1. Ovviamente troviamo una tensione uguale, meno 10 volt più 10 volt. Ok, per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti. E lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.